Amici di Directa Sport, siamo a Porto Torres, benvenuti al Palamura. Da qui la voce di Mauro Guerrero e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi GSD Key Estate Porto Torres Santo Stefano Avis. È la 10ª giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Squadre pronte all'inizio della sfida agli ordini dei signori Stefano Rambelli e Emanuele Palazzo. Noi a darvi lettura di quelli che sono i quintetti iniziali dei due tecnici, partendo dalle scelte di coach Roberto Ceriscioli, che schiera i suoi con Tanghe, Ruiz, Gray, Said e Bezzetti. Risponde Porto Torres con Adiazar, Filipski, Pugioni, Meiawi e Langiu. Primo pallone orchestrato dai padroni di casa con Meiawi, e va subito nel pitturato a pescare Filipski, che poggia il tabellone, sbaglia il primo tiro della partita, raccoglie il suo stesso rimbalzo e trova i primi due punti della partita. Si affrontano le prime due forze del campionato, quanto di meglio possa offrire il panorama nazionale della pallacanestro in carrozzina qui in scena sul parquet del Palamura e sugli schermi di Directa Sport. Tanto bel gioco a tre, immediato pareggio per Santo Stefano. I primi due per la formazione di Porto Potenza Picena sono segnati da Sabri Bezzetti. Allora rimessa per Porto Torres, orchestrata dalla coppia Meiawi a Diazar, chiuso in un angolo Langiu, rischia l'infrazione di campo, poi riesce in emergenza a scaricare per Filipski. Meiawi ai confini del pitturato, cerca ancora il suo numero 10 che si muove sul blocco di Langiu, ci pensa un po', prende il piazzato, il suo tiro è sfortunato, balla sui ferri del Palamura e poi viene spuntato all'esterno del ferro. Rimbalzo catturato da Gray, allora attacca Santo Stefano con Ruiz, taglio all'interno dell'area di Said, poi dal gomito il piazzato lungo sul secondo ferro da parte di Tanghe, giocatore belga, dunque sbaglia la prima conclusione della partita. Arriva il primo fallo invece della partita, che viene fischiato a Driss Said, alla di origini marocchine, arrivato l'anno scorso, dunque campione d'Italia in carica, così come tutta la formazione di Ceriscioli. Filipski attira il raddoppio, poi pesca il taglio sulla linea di fondo di Luca Pugioni. Di nuovo un possesso di vantaggio per la formazione sarda. Ora Bezzetti, il bel ribaltamento per Ruiz. Dalla media Ruiz esce dall'area del tiro dei tre punti, poi serve Gray, cerca il taglio di un compagno, la deflection di Adiazar, poi ancora Santo Stefano con Tanghe che si appoggia al tabellone. Sul rimbalzo più reattiva la formazione ospite, che però sbaglia anche l'altra conclusione con Bezzetti. 7:46 al termine del primo quarto al Palamura, 4-2 per Porto Torres, che ospita la prima forza del campionato, 9 vittorie in altre tante sfide per Santo Stefano. Porto Torres invece seconda in classifica, 7 vittorie e 2 sconfitte fin qui per la squadra di coach Peretti, soprattutto 6 affermazioni consecutive, l'ultima prestigiosa a Meda contro Cantù. Meiawi va a trovare con l'ausilio del tabellone i primi due punti della sfida, un paio di finte a disorientare i suoi ex compagni. Ci vuole vedere subito chiaro Ceriscioli, che ferma la partita. 6-2 per Porto Torres, 7 minuti 27 secondi al termine del primo quarto. Situazione falli piuttosto semplice da decifrare, solo un'infrazione fischiata fin qui dai direttori di gara Rambelli e Palazzo, combinata ai danni di Driss Said. Avvio sprint dunque di Porto Torres. Una classifica che vede in vetta Santo Stefano con 18 punti, 14 Porto Torres, 12 punti di Cantù, a 8 c'è Santa Lucia, 6 lo studio 3A Millennium Padova, 4 punti per Bergamo, 2 per l'altra squadra sarda di questo massimo campionato di basket in carrozzina, ovvero la Dinamo Lab, che ha fin qui raggiunto la vittoria in una sola circostanza. Tanto le squadre rientrano sul terreno di gioco.
Porto Torres in striscia positiva che vuole insidiare la corsa di Santo Stefano alla testa di serie numero 1 per quello che sarà poi la post season, la fase dei playoff scudetto. Certo che una vittoria di Santo Stefano ne metterebbe 3 tra la squadra di Cerissoli e quella di Peretti. In uscita dal timeout Gray si mette in proprio, sottile sfortunato, poi il rimbalzo in attacco catturato da Said, il fallo viene fischiato probabilmente a Filipski, primo fallo dunque per Matteus Filipski, primo fallo di squadra per Porto Torres, incrocio anche pericoloso tra Filipski e Bezzetti, scintille immediatamente rientrate ed una coppia di liberi per Driss Said, il primo termina sul secondo ferro, dunque rimane a quota 2. Santo Stefano, ancora Said, secondo alla stessa sorte del primo, rimbalzo catturato da Omid Adiazarra, pallone ora per Meyawi, arriva il taglio per l'appoggio impreciso di Langiu. Allora Ruiz a cavallo della linea mediana, va da Bezzetti, arriva il rimorchio di Tanghe al mezzo angolo, Bezzetti entra nel pitturato, tiro corto, rimbalzo catturato da Said, tiro sbagliato, rimbalzo di Adiazarra, ed ora Filipski con la collaborazione di Adiazarra a varcare la linea mediana e a servire Sofian Meyawi, il playmaker autentico leader in campo e fuori del K-State, pensa al tiro da tre, prende il tiro da tre a bersaglio Sofian Meyawi. ...9-2... per i padroni di casa. Said, arriva Bezzetti, guardato a vista da Filipski, il rimorchio di Gray che prende la fascia centrale, dà un'occhiata a Tang dopo aver attirato la marcatura di Adiazarra, il tiro di Tang ostacolato da Meyawi, non trova il fondo della retina, il rimbalzo è di Gray, segna il giocatore americano, palla lunga per Meyawi, spettacolare per Filipski, che precisione di Meyawi, la fuga di Filipski premiata dal playmaker francese, 11-4 Porto Torres, e la prova ad allungare la difesa, Santo Stefano riesce ad aggirare il pressing, Porto Torres però poi rientra bene nella propria metà campo non concedendo il tiro comodo, allora Bezzetti è costretto a forzare, rimbalzo catturato da Tang, è bello qua il taglio di Gray, i punti numero 5 e 6 di Santo Stefano, ci avviciniamo a metà del primo quarto al Palamura, 5-14 alla primo mini intervallo, qua Filipski a rischiare infrazione di 8 secondi, poi Adiazarra, difesa allungata per Santo Stefano che inizia a creare qualche problema, a mangiare tanti secondi all'attacco di Porto Torres, qua il ribaltamento per Filipski costretto a forzare il tiro, il rimbalzo di Bezzetti, poi Ruiz a provare a far correre Santo Stefano, arriva Gray, Meyawi va sul numero 12, palla un po' così per Tanghe, eccezione altrettanto imprecisa, Santo Stefano che qua fallisce la chance per ridurre il ritardo a un solo possesso pieno. Distacco tra le squadre che rimane nell'ordine delle 5 lunghezze, tanto Peretti a catechizzare Meyawi, va la rimessa da fondo affidata al 23 che scambia vicino con Adiazarra, la palla per Langiu ai confini dei 6-75, poi Filipski sulla guardia di Bezzetti, il taglio di Adiazarra, l'ottimo ripiegamento difensivo di Greg, sporca la traiettoria che intendeva servire il numero 7, rimessa dal fondo per la squadra in maglia prevalentemente bianca con piccoli inserti blu, altezza delle spalle, rimessa effettuata da Meyawi, gioca a 2 con Adiazarra, bel taglio di Filipski sulla linea di fondo, giocano bene i tre stranieri di Porto Torres e Filipski a concretizzare mettendo altri 2 punti all'effetto, più 7 Porto Torres. Gray, Giaretti nel frattempo è entrato nella partita, Bezzetti, bella palla per Gray, gioca bene qua Santo Stefano, altri 2
per lo statunitense classe 1987. Dopo un avvio complicato, l'attacco di Santo Stefano sta ora trovando con maggior continuità il fondo della retina di Porto Torres. Meiawi con Mestiere a liberarsi della guardia di Bezzetti. Filipski per Adiazar, cambiando l'ordine i fattori, il risultato non cambia. Giocano ancora tre gli stranieri di Porto Torres, assegna questa volta Omid Adiazar per il 15-8. Dall'altra parte il piazzato di Ordi Ruiz, i primi due anche per Liberico. Meiawi, rincorso da Giaretti, poi Meiawi sull'ostacolo di Gray, regolare. Allora il giocatore americano a provare a far ripartire il suo. Meiawi che ha provato a sporcare la traiettoria dell'apertura del numero 12. È arrivato il fallo del giocatore francese, il primo fallo anche per Sofiane Meiawi. 15-10, 3-13 al termine del primo quarto al Palamura di Porto Torres. Giaretti, arriva il rimorchio di Bezzetti, poi da Ruiz, arriva dalle retrovie Gray che serve ancora a Bezzetti. Filipski vicino al fallo, gli arbitri lo graziano. Bezzetti segna il secondo canestro della sua partita. Ora rimane un solo possesso pieno di ritardo per Santo Stefano. Meiawi in palleggio, occhiata al movimento dei compagni, Pugioni a bloccare per Filipski che pensa al tiro dalla sua comfort zone, poi palla di ritorno da parte dello stesso Meiawi per Filipski, che arriva il fischio contro la difesa, nella fattispecie contro Luca Biondi, secondo fallo di squadra. Compagini entrambe ben distanti dalla bonus. Meiawi alza questo campanile a pescare Filipski sul doppio blocco portatogli da Pugioni e Langiu, poi ribalta ancora per Meiawi, lavora per lui Adiazar. Meiawi finta il tiro, poi mette palla sulla mano mancina, poi si coordina per il tiro. 3 secondi per l'attacco di Porto Torres, con Adiazar verosimilmente colpevole dell'infrazione che aveva sostato oltremodo all'interno del pitturato. Dunque 2-28 al primo mini intervallo al Palamura di Porto Torres, con i padroni di casa della Key State avanti per 15-12. Si lamenta Peretti, ma si gioca Bezzetti. Meiawi rischia il secondo fallo, poi Giaretti passa al passaggio per i compagni, si muove in punta Giaretti, poi si mette in proprio, prende la tripla sbagliata, carambola catturata da Adiazar. E allora Filipski, grazie al blocco di Pugioni, a servire Meiawi. Arriva il rimorchio di Adiazar. Meiawi attende che i compagni si riposizionino nel migliore dei modi. Sale Langiu per bloccare Meiawi, una palla pericolosa per Filipski. Arriva il fischio arbitrale, palla persa per Porto Torres. Un Filipski che era terminato per le terre dopo il tentativo di allungarsi per raccogliere la palla, stavolta e una volta tanto imprecisa, dell'ex di turno Sofiane Meiawi. Ruiz blocca Biondi, arriva il fallo in attacco del numero 9 su Meiawi. Attendiamo la segnalazione arbitrale per confermarvi quanto detto. Così è il secondo fallo per Luca Biondi. E arriva un'altra piccola pausa al Palamura. Io direi che, se la regia è d'accordo, una piccola pausa la prendiamo anche noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
furono 30 all'andata i punti con cui Santo Stefano sconfisse Porto Torres 102-72 alla sirena finale nella sfida d'andata. Fu quella l'ultima sconfitta di Porto Torres nel campionato di Serie A. Da lì in poi, come già ricordato, 6 affermazioni consecutive nell'ordine sono cadute sotto i colpi di Porto Torres, Dinamo Lab, Studio 3A, Micaci, Giulianova, Bergamo, Santa Lucia e Cantù. Filipski da Meyawi, ultimi 100 secondi del primo quarto già iniziati. Meyawi sotto per Filipski, si fa un baffo dall'ostacolo di Giaretti, già vicino alla doppia cifra il giocatore polacco che in coppa ne ha messi 51. Giaretti, Ruiz, quarto di campo per il numero 11, arriva a sostegno Bezzetti, il ribaltamento sul lato debole per Giaretti, il fischio contro la difesa, il fallo di Luca Pugioni. 3 falli equamente divisi tra Filipski, Meyawi e l'appena citato numero 14. Rimessa da fondo per Santo Stefano con Ruiz a giocare a due su un lato con Bezzetti, il ribaltamento per Giaretti, il piazzato del 16 è un airball dall'altra parte, più reattivo Bezzetti a catturare la carambola, Ruiz deve affrettare la tripla che gioca col tabellone col ferro e poi termina tra le braccia sicure di Sofiane Meyawi. Prova a sorprendere il rientro un po' così di Santo Stefano, andando da Pugioni, si fa vedere Adi Azar, si torna in punta da Meyawi, la gioca sul blocco proprio del 7 e del suo numero 14. Meyawi pensa al tiro, un paio di circostanze, 3 secondi per tirare, Meyawi ha un secondo per concludere, lo fa in maniera affrettata, attacco un po' così di Porto Torres che si può dire meritatamente non trova il fondo della retina avversaria. Dall'altra parte Giaretti per l'ultimo attacco del primo quarto per Santo Stefano. Ruiz a toccare la linea di fondo, ostacolo di Pugioni ritenuto regolare dal duo arbitrale. E ora 18 secondi e 4 decimi per l'ultimo attacco del primo quarto per Porto Torres. Adi Azar, Meyawi a cercare Filipski, dovrebbe essere, o quantomeno a noi era sembrato essere stato il 10 l'ultimo a toccare. Non ci sono proteste da parte di Santo Stefano, motivo per cui pensiamo che sia stata corretta la decisione arbitrale. Filipski da Meyawi, 10 secondi per l'ultimo possesso, Adi Azar finta al tiro, poi lavora sul blocco di Pugioni, Meyawi in punta per l'ultima tripla del primo quarto che termina sul ferro, carambola catturata da Giaretti che non fa neanche in tempo a prendere l'ultimo tiro del primo quarto. Primi 10 minuti che vanno in archivio con Porto Torres avanti contro Santo Stefano per 17-12, piccola pausa anche per noi.